Capire questa storia è indispensabile, vedere e visitare i luoghi per capire varie cose. Si capiscono varie cose, si capiscono le vie di fuga, si capiscono le situazioni in maniera tangibile e quindi si respira un'atmosfera che si rientra dentro quelle che sono state le situazioni di quei momenti terribili. Esattamente, anche perché la maggior parte non sono cambiati neanche a distanza di 50 anni e quindi è importante per chi vuole veramente capire questa storia vedere questi documentari. Entrare all'interno dove è successo, dove sono avvenuti questi delitti. Che io e Paolo Cocchi abbiamo fatto nei luoghi del delitto del mostro di Firenze è stato un viaggio particolarmente interessante perché ridimensiona in modo chiaramente inedito la percezione spazio-temporale dei delitti e questo fa comprendere in modo molto più pragmatico la modalità operativa del mostro di Firenze, ma soprattutto la cognizione territoriale che il mostro aveva. E siamo andati per tutti gli 8 luoghi nei quali sono avvenuti i delitti, abbiamo analizzato le vie di accesso, le vie di fuga e soprattutto nel delitto di Baccaiano abbiamo analizzato la caratteristica indubbiamente diversa rispetto agli altri omicidi che innesca tutta una serie di riflessioni sulle modalità operative ma soprattutto sulla forma mentis dell'assassino. La zona oscura è un viaggio nei luoghi del mostro di Firenze, tutti gli 8 duplici omicidi, ripercorriamo geograficamente tutti i luoghi e raccontiamo quella che è stata la vicenda più triste e più controversa della storia giudiziaria e criminale italiana.